La Maremma toscana è un'area di grande bellezza caratterizzata da terre sconfinate e da un clima fortemente influenzato dalla costa. Un territorio variegato e unico, capace di dare vita a varie tipologie di vini che portano con sé l'identità del luogo, l'odore del mare e la tradizione toscana. Non solo Morellino, ma anche vitigni unici come il Grenache, prima uva per diffusione nel Mediterraneo e la seconda nel mondo, ma ancora poco diffusa in Italia. Eppure, oltre confine, un Grenache in purezza dell'azienda agricola Bruni di Fonteblanda, dalla sua prima uscita nel 2015, quindi dell'annata 2013, ha ottenuto i 3 bicchieri della guida Gambero Rosso, riconfermando questo prestigioso riconoscimento anno dopo anno. L'azienda Bruni, azienda familiare giunta alla terza generazione, è una delle realtà che stanno esportando il brand Maremma Toscana in tutto il mondo, Stati Uniti ma anche Giappone. Da 12 ettari oggi la loro tenuta si estende per oltre 60. Quest'anno l'azienda celebra la 50ª vendemmia, quindi un'azienda radicata sul territorio ormai dal 1973, appunto, la prima vendemmia. La realtà aziendale inizia nel 1960 dal nonno e dal babbo. Da lì naturalmente il percorso di crescita è stato progressivo, sì, adesso produciamo oltre 600.000 bottiglie all'anno, 11 paesi export stabili come clienti e diciamo un panorama viticolo che varia dalle vermentine ai morellini ai vari rossi della Maremma toscana. I nostri prodotti hanno avuto tantissimi riconoscimenti, per ultimo il Vermentino, una selezione di uve che è stato riconosciuto ed ha preso il punteggio più alto da Robert Parker, il Wine Advocate, a livello mondiale. Sono storie di passione e tradizione, ma anche di volontà di innovare e sperimentare, quelle dei produttori della zona di Scansano. Essere testimoni nel mondo di una terra che ha molto da dare, a cominciare dai grandi vini. Questa è la missione dell'azienda agricola Terenzi di Scansano, produttori ma anche realtà ricettiva. Dall'inizio il nostro progetto è stato quello di risollevare, diciamo, le sorti del Morellino di Scansano, che era un vino conosciuto soprattutto in grande distribuzione come vino di fascia di prezzo medio-bassa, cercare con il nostro progetto di lavorare sul concetto invece di Morellino di qualità e quindi forti del fatto che la nostra azienda si trova nella parte migliore della denominazione a 300 metri sul livello del mare, dove abbiamo i terreni adatti a lavorare a Sangiovese in purezza, abbiamo in primis, parlando di Morellino, lavorato su Morellino 100% Sangiovese. Questo ci ha permesso, quindi, oltre al Morellino classico, di lavorare sulle riserve, sui vini di punta, perché Sangiovese, come nel Chianti a Montalcino, è un vitigno principe toscano che è adatto all'invecchiamento in botte grande, tradizionale toscana, e quindi abbiamo prodotto degli interessanti sangiovesi in purezza che potevano reggere il confronto con altri vini molto più importanti della Toscana, di altre denominazioni più importanti. Nel 2012 siamo stati nominati dal Gambero Rosso Cantina Emergente dell'anno, abbiamo vinto il nostro primo 3 bicchieri proprio con un Morellino che non veniva mai premiato e da lì siamo stati premiati tutti gli anni fino a oggi. Riconoscimenti che contribuiscono a dare lustro e pregio a tutta la produzione vitivinicola del territorio. La Maremma sta diventando sempre di più un brand per la Toscana. In Italia e all'estero è in crescita l'apprezzamento per le nostre DOP e per le denominazioni più importanti come il Morellino. Così la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, impegnata a sostenere e a promuovere questa terra e le sue produzioni di qualità. La Maremma è da sempre, insomma, il territorio forse più agricolo, sicuramente più agricolo della nostra regione, ma è un territorio che sta acquistando sempre maggiore notorietà e sempre maggiore qualità e sta crescendo in modo vertiginoso. Le due aziende che abbiamo visto oggi sono due esempi molto importanti di aziende familiari, ma che hanno la capacità di innovare fortemente, di tenere quindi presente la tradizione, ma di investire molto sull'innovazione. In questo modo non solo si regge di fronte alla concorrenza, ma si possono aprire nuovi mercati e sono mercati che appunto oggi possono scoprire non solo i vini classici, tradizionali della Toscana, ma anche nuove esperienze, nuove sperimentazioni che comunque stanno dando grande soddisfazione non solo alle aziende ma a tutta la nostra regione.